Dunque, come dicevo, proposte dell'iniziativa editoriale Il Cerchio, attiva e combattiva casa editrice che da vari anni propone al meeting interventi e libri molto significativi su punti cruciali della nostra mentalità. Oggi abbiamo due ospiti importanti. Parto dal direttore della collana, della casa editrice, Morganti, facciamo un saluto. Che ci parlerà del libro di Andrea Sciffo, L'albero capovolto, scrittori del radicamento nel Novecento. Andrea Sciffo è uno scrittore, un insegnante di letteratura nella scuola in Lombardia, oltre che un caro amico, interviene spesso anche su varie riviste, mensili e quotidiane, e è stato una persona particolarmente attratta e colpita da alcune figure della seconda metà dagli anni 60 in poi, che ha avuto anche maniera di conoscere di persona e di leggere, come il professor Quadrelli, come Giovanni Testori ed altri, e Del Noce, figure che noi ben conosciamo, qualcuna in modo più approfondito, e che però gli hanno come segnalato una vena creativa, una vena di novità, o nel campo narrativo, nel campo storico, nel campo del giudizio sociale e politico, che prendeva le mosse da un punto che sembrava non appartenere al nostro tempo. Si ha spesso questa sensazione di vivere un'appartenenza anche a distanza, con un qualcosa che poi ci si riconosce come un luogo comune, e anche nell'amicizia, nel dialogo culturale, questo luogo comune affiora, e questo luogo si può chiamare in vari modi, al volto comunque della tradizione, della radice. E in questo libro mi pare che Sciffo affronti e ci proponga alcuni autori, ma ne parlerà meglio Morganti, che hanno questa caratteristica. Salutiamo già subito però anche Francesco Agnoli, giovanissimo professore di storia a Trento, studioso di filosofia della scienza, fondatore di un circolo culturale, il Castello, e soprattutto, insomma, conosciuto più comunemente dal pubblico per i suoi interventi sul giornale e su Il Foglio. Giovanissimo, quanto che se uno non lo conoscesse di vista penserebbe che un giornalista navigato, che ha letto tantissimo, non si sa come fa a accumulare te l'ho dato troppo. No, a me colpisce molto, colpiscono molto i suoi articoli e sono sempre molto ben documentati. Ma la parola a Morganti e poi subito a Agnoli. Agnoli ha scritto un libro sul Novecento. Conoscere il Novecento, la storia e le idee. Interessante questa attenzione al secolo appena trascorso, ma che la radice sta tutta lì, di moltissime delle problematiche che oggi viviamo, e cerchiamo di riscoprire anche in questo meeting con una forza propositiva e con una forza critica. Bene, buon pomeriggio a tutti. Questi due testi appartengono a una collana che è stata partorita da questa manifestazione, tant'è che partì con una forte collaborazione di una delle case editrici storiche, la Itaca, e con una serie di autori che facevano riferimento, ad esempio, non so, al mondo degli insegnanti del movimento della città di Milano, Caspani, Foschi e così via. Questa collana era nata da una constatazione, che è ora di finirla di lamentarsi che i libri di testo inanellavano inesattezze, omissioni e parzialità, cosa verissima, e era pertanto necessario dotarsi di alcuni strumenti per curare queste falle e semmai per dare un messaggio di completezza e concretezza storica. Questo è stato il motivo per cui si è pensato a una collana di sussidi per l'insegnamento della storia nelle scuole medie e superiori, affidata a persone di alto livello, mi ricordo Panebianco, Galli della Loggia, Cardini, eccetera, eccetera, inediti di Quadrelli recuperati,
in maniera tale che con un costo estremamente ridotto l'insegnante potesse utilizzare questi strumenti nel suo normale lavoro di approfondimento di stagioni della storia. Poi il discorso si è allargato perché l'impegno e anche l'impresa è cresciuta, non si tratta più solamente di mettere i buchi, i tappi nei buchi dei libri di testo, nelle volute omissioni, ma ci siamo resi conto che in realtà il buco è generale. E pertanto riuscire a portare con una collana economica, tesi, breve, scritte bene, ma puntute e taglienti, sui nodi centrali del nostro tempo, diventa fondamentale. Motivo per cui piano piano questa collana che si chiama L'altro testo ha cominciato a allargarsi, a occuparsi di scienza, di letteratura. Il testo di cui devo parlare oggi quindi è una piccola storia della letteratura del Novecento, vista dal punto di vista del radicamento. Il fatto che l'amico Andrea Sciffo, per problemi proprio familiari, ieri mi ha comunicato non può essere presente, mi consente la sua assenza di dire esattamente quello che provo, quello che sento per questo testo e perché l'abbiamo voluto stampare a tutti i costi. Voi immaginatevi, non è il mio mestiere, ma io insegnando a quelli che andranno a insegnare religione, mi metto nei loro panni, un insegnante che deve insegnare letteratura a una classe di ragazzi di 17 anni. Letteratura del Novecento. E via con queste antologie che pesano 15 kg, piene, trite, ritrite, di nomi, eccetera, eccetera, che passano con gli anni scolastici come l'acqua sulla roccia e non lasciano a queste persone assolutamente nulla. Per questo compitino storicistico, con delle pesanti radici ideologiche non propriamente cattoliche, in cui si risolve l'insegnamento della letteratura delle nostre scuole, quasi sempre, ha l'effetto magico di schifare. E l'adolescente, quando è uscito di lì, mediamente, questi testi non li aprirai mai più, neanche sotto tortura. Questo testo invece è l'ambizione e nasce dall'esperienza concreta di chi in classe ci sta con i ragazzi e ci lavora, di fare capire che cosa la letteratura può dare, partendo dall'unico nodo serio della vita delle persone, che è quello del radicamento. Chi tu sei, da dove vieni e pertanto dove vai. E allora ecco questa storia della letteratura del Novecento come letteratura del radicamento e al contrario dello sradicamento. È letteratura dello sradicamento tutta quella letteratura che si centra sempre di più in maniera maniacale sui borbottii intestinali e sulle prodezze erotiche dei protagonisti. Tant'è che oggi noi, quando apriamo le cronache letterarie dei grandi quotidiani, troviamo compitini di prodezze sessuali adolescenziali, masturbazioni mentali di altra natura, tutte cose che io francamente non ho mai capito per quale motivo dovrebbero persuadere qualcuno a spendere 10 euro per leggerle, potendolo fare tranquillamente in proprio entrambe le occupazioni. Il discorso di fondo è quindi che esiste una macchina che produce relativismo e nichilismo per mezzo della letteratura e la impone all'opinione pubblica. Verissimo. Voi prendete un giornale che non nominerò, cioè Repubblica, e all'interno di queste pagine letterarie voi vedete una simmetrica, sistematica e compatta elencazione di luoghi comuni dell'ala peggiore, dell'aspetto peggiore della modernità, che fanno capire quasi meglio di un'enciclica di Sua Santità Benedetto XVI che cos'è il relativismo. Di contro a questa tradizione di letteratura dello sradicamento c'è di meglio. E Andrea, in questo volumetto, che sono 80 e poco più pagine, quindi ha fatto un prodigio di sintesi come il mitico barone Knorr quando inventò il dado, è riuscito intanto a far capire perché il radicamento serve e per quale motivo la letteratura ha senso partendo da lì. E ha senso partendo da lì perché allora comunica qualcosa che ha senso per tutti. I borbottii intestinali di Baricco e di Tabucchi, ma chi se ne frega? Non c'è nulla che tocchi la mia vita e che la cambi. Al contrario, e parliamo di fenomeni di largo consumo, una pagina di Lewis o un'allegoria di Tolkien, pur parlando apparentemente di mondi lontani e distanti, tocca la mia vita perché ha una profonda lezione di eticità e di spiritualità universale. Il percorso di radicamento di Andrea è quindi questa sfida e si muove volutamente in maniera trasversale sulle lingue, perché un'altra dei vizi
dell'insegnamento della letteratura contemporanea e di chiuderla con compartimenti stagni. Si fa letteratura italiana, quello che è stato scritto in Svizzera già tam quam non esset. Al contrario, la letteratura europea, quantomeno, vive di una dimensione europea, la letteratura del radicamento vive di una profonda dimensione europea e cristiana. E se non altro per questa doppia caratteristica, merita di essere capita. Non ho tempo per approfondire praticamente nulla, se no farvi un elenchino che credo sia esemplificativo dei maggiori autori attraverso cui, come dei sassi sulla palude, il nostro Andrea Sciffo poggia prima un piede, poi un altro e cammina. Inizia non a caso con una persona che di letteratura sembra che non se ne sia mai occupato, Romano Guardini. Mentre invece non è affatto così. Recuperando una serie di produzioni letterarie poco note di questo grandioso filosofo, come cognome italiano, ma di formazione e lingua tedesca, scritte quando era qui in Italia, oltretutto, parte facendo capire esattamente, attraverso le sue parole, che cos'è il senso del radicamento e dell'identità e come la fedeltà alla propria identità locale ha senso solo se si sposa, si coniuga con la fedeltà alla propria identità spirituale più profonda. E poi si va avanti, autori come Charles Peguy, che il Meeting conosce benissimo, e autori latinoamericani, visto che si parlava di America Latina prima, pensatori a noi del tutto sconosciuti di una scena culturale vivacissima e completamente rimossa, come Nicolás Gómez Dávila, di cui purtroppo, dobbiamo dire purtroppo, in Italia l'unica opera fondamentale è stata tradotta da una casa editrice agnosticheggiante, Siamo Buoni, come la Delphi, mentre invece avrebbe dovuto essere presa, ma già tempo addietro, da un'editoria cattolica un po' più attenta. E poi andando avanti, il tema dell'ognosticismo in letteratura, tutto quel filone che ad Antoine de Saint-Exupéry arriva a Richard Bach, Luis Sepúlveda, i Gabbiani, le Gabbianelle, tutte ste cosucce qui, che in realtà sono profondamente significative della temperie di un mondo in cui si rinuncia alla spiritualità ma non si rinuncia al fai da te della spiritualità. E quindi le grandi epopee, Tolkien e Lewis, che ci hanno riportato il gusto dell'epopea, delle cose grandi, del sognare una morte che possa essere cantata per secoli, come la morte dei martiri. Non è una cosa tanto distante dal nostro tempo, no? Si parlava di alcune persone che in America Latina da martiri sono morti. E per finire, tornando un po' all'Italia, c'è una triade di autori su cui lui termina il saggio. Sono così curiosi che ve li elenco perché li conoscete benissimo. Il primo è Eugenio Corti, che è un grande cantore della nostra storia. Pensate al Cavallo Rosso, ma anche l'ultimissimo suo scritto sul volto dell'Indio. E poi Mario Rigoni Stern, la grande tematica della pace e della guerra, di come l'umanità fatica a sopravvivere attraverso la temperie di una guerra oramai diventata brutta tecnologia che schiaccia tutto. E per finire, un italiano d'adozione che è stato qui a Roma qualche tempo e si è dato molto da fare, che si chiama Karol Wojtyła. Uno può pensare che Karol Wojtyła abbia dignità di entrare in un insegnamento letterario per le scuole medie e superiori? Sicuramente sì, perché in effetti alcune sue liriche e alcune sue composizioni teatrali, che forse sono più note, le altre lo sono molto di meno, sono veramente il segno, prima della sua occupazione come romano pontefice, di cosa significa recuperare le proprie radici di europeo, di polacco, di cattolico, come antidoto nei confronti delle grandi eresie della modernità che sono le ideologie. Questo è un volume che in estrema sintesi è una buona sintesi di provocazioni. Le mette tutte assieme, una dopo l'altra. È un rosario di mitragliatrice, un proiettile che viene esploso dopo l'altra un decimo di secondo. Ed è l'unico modo per tenere tutto quanto compresso in uno spazio così piccolo. Quindi, proprio perché l'autore non c'è, io credo che lo si debba ringraziare, perché una cosa del genere è possibile solo se si hanno due amori, non uno. Un profondissimo amore per la propria professione, che è l'insegnante, e quindi il secondo amore, che è una profondissima passione per la verità. Grazie. Grazie Morganti, che ci ha anche
oltre che descritto il libro, manifestato un po' l'intento del suo lavoro editoriale. E adesso la parola a Francesco Agnoli, ci puoi raccontare brevemente, insomma, quale spunto ci offri per una lettura del Novecento, quali punti fermi hai voluto tratteggiare, diciamo così. Buonasera a tutti. Sì, il libro è semplicemente un'integrazione ai libri di storia del liceo, cioè al tentativo, il tentativo di dare un po' uno spirito, un'anima a tanti fatti che si studiano a scuola, magari un po' scollegati, senza una chiave di lettura, per paura di offrire una chiave di lettura. E sono quindi 7 brevi saggi che affrontano argomenti così piuttosto conosciuti, niente di particolare, niente di nuovo, in un'ottica sostanzialmente cattolica, ecco. E di questi brevi saggi penso che il più interessante, in un certo senso, scusa, sia il primo. Chiarisci, quest'ottica cattolica cosa vuol dire? Un'ottica cattolica vuol dire, no, non, nella storia non è che esista un'ottica cattolica, esiste un'ottica che non mette da parte il problema religioso e il problema cattolico, ecco, che fa riemergere tutta una serie di dati storici che sono o falsati o molto spesso dimenticati. Parto infatti dalla Prima Guerra Mondiale, che è la madre del Novecento. La Prima Guerra Mondiale è la genesi veramente della nostra, secondo me, insieme alla Rivoluzione Francese, della modernità. Eppure, per un pregiudizio non chiaro, la Prima Guerra Mondiale è una guerra che non viene giudicata, è una guerra fra virgolette buona, è la guerra degli irredentisti, è la guerra. Invece è la radice di tutto, è la radice del fascismo, del nazismo, del comunismo, la radice più prossima, se vogliamo, ma. Ed è una guerra che, per esempio, a cui l'Italia partecipa con un trattato segreto, 1915 a Londra, e in questo trattato segreto l'Italia si allea con l'Inghilterra per eliminare l'unico impero cattolico al centro dell'Europa, l'impero austro-ungarico, e nelle clausole di questa alleanza segreta, che sostanzialmente viene decisa a insaputa del Parlamento italiano, alla faccia della democrazia, che nel Novecento, che dall'inizio è un nome, un flatus vocis, molto spesso non applicato, in questa clausola si dice: la Chiesa, lo Stato italiano non deve mai far entrare la diplomazia vaticana, lo Stato Vaticano, in nessuna trattativa. Una guerra che nasce per distruggere un impero cattolico, con la clausola che la Chiesa, la diplomazia della Chiesa, che cercava di mantenere la pace in Europa, sia estromessa. Ma questo semplice dato di fatto, in realtà, mi porta ad analizzare una cosa più interessante, cioè il clima umano del primo Novecento. Una caratteristica che viene studiata poco, solitamente, a scuola, e cioè a scuola si danno le cause economiche, geopolitiche, storiche, tutta una serie di cause, dimenticandosi che l'uomo non agisce sempre come materia in evoluzione, ma agisce anche come spirito. E quindi è interessantissimo studiare la storia del primo Novecento, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, come l'emergere di uno spirito di autodistruzione, che tante volte viene prima ed è più importante di tutte le motivazioni economiche e politiche del mondo. Non posso spiegarla a lungo, cito solo un fatto: il giovane Churchill, ministro importantissimo dell'Inghilterra, ha la possibilità di, in qualche modo, di essere uno degli uomini che scongiurano l'esplosione di questo conflitto che cambierà la storia dell'Europa. E scrive a sua moglie: tutto tende verso la catastrofe e la rovina. Sono interessato, in piena azione e felice. E felice. Non è terribile essere fatto così? I preparativi hanno per me un fascino orrido. Andiamo tutti alla deriva, in una sorta di ottusa ipnosi catalettica, quasi che fosse opera di qualcun altro. Non stiamo parlando di un letterato, ma stiamo parlando di un personaggio, Churchill, che troveremo poi ancora nella Seconda Guerra Mondiale e che troveremo intriso di esoterismo, di magia, di desideri magici che lo assimilano per moltissimi aspetti anche alla figura di un Hitler. Oppure, per passare a un autore, a un letterato, Umberto Saba, interventista nella prima, scrive: le guerre non nascono per cause economiche, o solo per cause economiche, ma sono in gran parte, almeno oggi,
pretesti offerti all'istinto di morte. E un altro interventista, Thomas Mann, la morte è una felicità profonda, la riparazione di un deplorevole infortunio. C'è all'inizio del Novecento, all'origine del Novecento, all'origine della Grande Guerra, un cupio di soldi, un desiderio di distruzione, di autodistruzione, che sarebbe semplicissimo da analizzare, semplicemente come perdita del senso della vita, come perdita delle radici cristiane, come perdita dell'idea di costruire, di amare, di realizzare un'idea buona e non solamente di cancellare un presente che appare negativo. E la stessa cosa è analizzabile, possono fare tantissimi esempi, ma da un altro punto di vista, un fenomeno tipicamente anche questo della Prima Guerra Mondiale, ma che si ripeterà nella storia. I volontari, gli interventisti che si buttano nella guerra con un entusiasmo straordinario. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, l'Inghilterra e la Germania sono pervase da movimenti di giovani che si gettano nella guerra con un ardore straordinario. È qualcosa di strano, ma non si può capire, se si mette anche qui fra parentesi il fatto cristiano, perché questi giovani partono volontari e l'Inghilterra per alcuni anni non ha bisogno neppure di arruolare forzatamente questi giovani. Perché? Perché c'è un vuoto, di ideali cristiani, un vuoto di fede che è stato colmato con un surrogato di fede terrena, che è stato colmato con un'altra fede, la fede che la salvezza dell'uomo passi attraverso tutta una serie di considerazioni politiche, ideologiche. Pensate a Ungaretti parte in guerra, Ungaretti, il poeta che noi leggiamo come poeta della pace, il poeta che scrive Fratelli, il poeta che parla della fragilità dell'uomo, il poeta che parla dell'uomo che cerca Dio anche se tutto intorno gli sembra mortale. Ungaretti parte dicendo, affidandosi a un'utopia, cioè a una religiosità terrena, dice: combattiamo questa guerra perché dopo questa guerra arriverà l'era della pace, saranno sconfitte per sempre le guerre. Il giovane Benito Mussolini dice lo stesso: combattiamo questa guerra perché arrivi l'era dell'umanità, del progresso, del bene, e partono a combattere per questo motivo. Hanno sostituito una fede religiosa con una nuova fede, una fede politica, una fede ideologica. Tanto è vero che l'unico paese in cui il movimento interventista è ridotto al minimo è l'Italia, il paese più cattolico dell'Europa, è il paese in cui le minoranze interventiste sono appunto minoranze ridotte al lumicino, pochissime persone. Perché? Come dice Ernesto Galli della Loggia, perché nessun surrogato della fede è ancora entrato nel tessuto popolare italiano. Sono Cesare Battisti, sono i socialisti, sono i massoni, sono pochi personaggi derivanti dall'anarchismo e così via, che credono che la guerra apra un futuro di pace. Sembra di sentire Mao che parlerà delle guerre e dirà che le guerre sono sempre la possibilità di aprire un futuro che sradica il presente e che si può presentare migliore. Ecco, un'idea. Quindi queste due idee, solo queste due idee, non posso dirvi altro per il tempo, solo queste due idee possono essere indicative e che percorrono il Novecento. Da una parte il senso di autodistruzione che potremmo vedere dall'inizio ai movimenti, al D'Annunzio che parte per Fiume con una cerimonia negromantica e con riti sessuali, al 68 al cupio di Solvi della droga, dell'aborto e così via, una linea di dissoluzione, di umanità che si dissolve perché non sa il motivo per cui vive, e un'altra linea, un'umanità che lotta per costruirsi il paradiso in terra, gli uomini che partono volontari, la rivoluzione bolscevica che vuole creare l'uomo nuovo e vuole cambiarlo, la rivoluzione nazionalsocialista che vuole anch'essa salvare l'umanità attraverso una distinzione non di classe ma di razza, attraverso una serie di esperimenti scientisti che ricordano moltissimo quelli della fecondazione artificiale odierna, e via via tutte le ideologie del Novecento che sono appunto tutte utopie che tentano di manipolare il mondo e che danno quest'illusione all'uomo di essere il creatore della storia, di essere l'arbitro della storia. Allora Schifo concluderebbe dicendo, parlando di quel grande autore che è Tolkien, che invece nel suo romanzo appunto spiega come l'uomo che si ritiene, che ritiene questo, che ritiene di risolvere tutto con l'anello, con la sua propria e semplice umanità, è destinato evidentemente al fallimento. Ecco, mi fermo perché sarebbero...
giusto? Ringrazio Francesco anche dell'estrema sintesi. Il tempo è un po' tiranno, non vogliamo evidentemente costringere gli autori in una superficialità, ma ci danno come dei cenni, i libri sono in realtà approfondimenti ben documentati. Mi pare che il tratteggio che ha fatto dei fili comuni del Novecento faccia di questa offerta di suo libro un saggio interessante, perché avere anche delle chiavi di lettura che poi vanno paragonate, confrontate, criticate anche con complessità diverse, anche con i personaggi che vi hanno sentito citare, no? Non è che vanno collocati in modo e ghiacciati in una posizione, ma l'umanità è qualcosa che si muove ed è, c'è sempre il gioco della libertà. Grazie a Francesco e ringraziamo anche Morganti che ha dovuto andare per un'intervista.